La sua testa di zucchero e la sua stupida abitudine di bere tè con panna. Se io mangio, mi si scioglie la testa e muoio. E se io non mangio, muoio ugualmente. Capisco che è un po' difficile spiegare che cosa sia questa storia del doppio vincolo, ma almeno si comprende che alla base ci sono delle idee contraddittorie. Vedete, la danza interna, quella dell'apprendimento, ha questa caratteristica interessante. In primo luogo, non è una danza di cavalli, di farfalle o di palme di cocco. Nella testa non ci sono né cavalli né palme, non ci sono né macchine né soldi né qualunque altra cosa ci interessi. Queste cose nella testa non ci sono. Nella testa ci sono solo idee di queste cose. E le idee, come abbiamo già osservato, hanno fondamentalmente la natura della differenza e sono mitiche. E se non sono ubicate nel tempo e nello spazio, Immanuel Kant l'ha chiarito una volta per tutte. Le idee non sono come i bastoni o le pietre, hanno tra loro una curiosa relazione. Si possono avere idee relative a idee, mentre non si possono avere pietre relative a pietre. In effetti, nell'universo fisico l'espressione relativo a non ha alcun senso. Relativo a è un'espressione che può avere significato solo nel mondo delle idee. Un altro strumento concettuale che permette a Bateson di costruire la sua interpretazione del mondo della vita è la teoria dei tipi logici, che egli riprende dal lavoro dei matematici Bertrand Russell e Alfred Whitehead. Nella logica formale o nel discorso matematico, una classe non può essere elemento di se stessa e una classe di classi non può essere una delle classi che sono suoi elementi. Vale a dire che il termine generale cane, con cui identifichiamo tutti i cani del mondo, non può essere esso stesso un cane. Questo è un esempio molto banale, ma Bateson si accorge che le confusioni fra le classi della logica sono comuni fra gli scienziati quando cercano di spiegare i fenomeni della vita. Anzi, le confusioni sono all'ordine del giorno proprio nella vita quotidiana degli uomini e perfino di tutti i sistemi viventi naturali. Ti amo. 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 Nella comunicazione interpersonale vengono comunemente scambiati messaggi che appartengono a tipi logici diversi. Per esempio, si può dire ti amo in molte forme differenti. Su un piano logico ci sono le parole ti amo e contemporaneamente su un altro piano logico vi è il modo come viene detta questa espressione. Può essere dolce, oppure dura e arrabbiata, tenera o ingannatrice, e così via. Nell'interpretare questi messaggi si possono fare sempre degli errori, e questi errori conducono in genere a patologie della comunicazione che possono estendersi dalla schizofrenia all'insuccesso nel combattere la droga, dai comportamenti conflittuali all'inquinamento ambientale. Sembra perciò che il mantenimento di una rigida separazione fra messaggi appartenenti a tipi logici diversi sia condizione essenziale per evitare disastri. In realtà non è sempre così. In particolare, una grande quantità di fondamentali comportamenti umani, ma anche animali, nascono da una violazione delle regole di una corretta tipizzazione logica, come il gioco, l'arte, il sogno, il rito e l'umorismo. La vita e i fenomeni mentali non sopportano rigide regole logiche di tipo lineare. I processi mentali e vitali sono altamente creativi proprio perché infrangono queste regole. Perché, vedete, possiamo conoscere solo in virtù della differenza. Questo vuol dire che tutta la nostra vita mentale è di un grado più astratta del mondo fisico che ci circonda. Noi non abbiamo a che fare con le grandezze,
ma con i rapporti fra le grandezze. Questo cioè è un ponte che collega la mente e il corpo, o la mente e la materia, ma allo stesso tempo differenzia la mente dalla materia, capite? Dunque, procedendo su questa strada, arriviamo ad un mondo che è molto diverso da quello rappresentato nel linguaggio ordinario, un mondo che ha essenzialmente una doppia struttura. Vi è una cosa che si chiama apprendimento, a un livello di organizzazione piuttosto piccolo, non dico semplice, bensì piccolo, e c'è una cosa che si chiama evoluzione, a un livello molto più grande. Tra questi due livelli c'è una strana sorta di accoppiamento imperfetto. Noi siamo per lo più al piccolo livello dell'apprendimento, ma siamo anche creature del livello molto più grande. Quello in cui viviamo è un curioso mondo paradossale, in cui facciamo del nostro meglio per stare a galla. Talvolta, vedete, è una barzelletta, perché le barzellette in sostanza si collocano tra due livelli di percezione, due livelli di configurazione, e quando essi si intrecciano uno sull'altro, ridiamo, o piangiamo, o creiamo l'arte, o la religione, o diventiamo schizofrenici. Ora, io ho cominciato a farvi entrare in un mondo piuttosto strano, che non contiene altro che notizie, resoconti di differenze, resoconti di cambiamenti, preferenze per il cambiamento, preferenze per la stabilità e così via. Vivere in un mondo di idee vuol dire essere vivi. Non penso veramente che una brocca d'acqua viva in un mondo di idee. Non ha i circuiti necessari, non ha esperienza, non ha informazione. Galleggiamo quindi in un mondo che non consiste se non nel cambiamento, anche se parliamo come se nel mondo ci fosse un elemento statico, come se si potesse dire che questa mia camicia è verde e quella sua è a righe o azzurra. Tutto ciò che posso davvero dire mentre esploro il mondo che mi sta di fronte passandogli sopra la retina è che quanto ricavo non sono altro che resoconti su dove sento che le cose sono differenti. È così che viviamo. E all'interno di questa cornice diciamo che le cose sono belle, che le cose sono brutte, che proviamo dolore, che un cibo è più gustoso di un altro, che siamo stanchi, che ci adiriamo e altri pasticci del genere. E a questo punto devo dirvi che il mondo delle idee può, in un modo assai curioso, o distruggervi o arricchirvi. Nel 1960 Bateson inizia un lungo lavoro sulla codificazione mentale dei segnali che lo porterà a studiare polipi, lontre e soprattutto delfini nell'Istituto Oceanografico delle Hawaii. Sulla base delle scoperte del modo di apprendere e di comunicare dei delfini, Bateson arriva alla conclusione che non solo non possiamo immaginare il sistema cognitivo del delfino, ma nemmeno riusciamo a comunicare con lui finché non attenuiamo il modo prevalente di entrare in contatto con la realtà, e cioè il modo digitale, quello prevalente nella nostra parte sinistra del cervello. Possiamo conoscere altre realtà viventi solo tramite il riconoscimento reciproco di forme e contorni delle relazioni. Una sorta di empatia estetica, un apprezzamento della somiglianza, ovvero della bellezza delle altre forme di vita. Per Bateson e per i poeti, una primula sulla sponda del fiume non è solamente un fiore, ma molto di più, così come le anatre di Conrad Lorenz erano per lo scienziato austriaco molto di più che semplici animali da esperimento. È soprattutto con questa ricerca sui delfini che Bateson mette a punto le sue teorie sull'apprendimento e sull'ecologia dei sistemi biologici.